Questa sera tratteremo del piano viabilità in Piazza Berlinguer e via Garibaldi, quella che sta qua alla destra di Piazza Berlinguer, e via Giuseppe di Vittorio. Queste cose le facciamo su richiesta dei cittadini, logicamente. I cittadini hanno dei problemi e si interfacciano con noi. Abbiamo anche invitato il sindaco e il comandante dei vigili, però purtroppo non sono presenti. Tutte le cose che noi stiamo per fare, voi avete la possibilità di esaminarle e vedere se sono giuste. Giustamente atteniamo anche che voi facciate delle proposte affinché i problemi vengano risolti. Beh, abbiamo Pietro Falco che ci relaziona le nostre proposte. Vai Pietro. Buonasera. Allora, noi del Movimento 5 Stelle, dopo aver raccolto una serie di lamentele dalla maggior parte dei commercianti e dei residenti di via Roma, abbiamo cercato un incontro con il sindaco Ghi Peresso, che al momento manca, per cercare di trovare una soluzione, alleviare un po', diciamo, questo disagio che vivono questi commercianti. E avevamo, diciamo così, individuato tre punti chiave da sottoporre all'amministrazione, ossia in primis la mancanza di parcheggio nell'area piazza, un'eventualità di riaprire via Garibaldi, e spesso, diciamo così, si è manifestata anche una difficoltà dei mezzi di soccorso ad intervenire presso via Garibaldi al verificarsi di calamità naturale o di altro genere. Volevamo sottoporre, avevamo elaborato una serie di proposte che riguardavano principalmente innanzitutto la riapertura di via Garibaldi, che consente così una maggiore viabilità non solo ai residenti ma anche ai clienti abituali delle varie attività commerciali. Istruire dei parcheggi con sosta breve, i primi 30 minuti gratis e successivo pagamento di 1 euro all'ora per le soste lunghe. Avevamo anche individuato delle aree di parcheggio, avevamo individuato 8 posti macchina in via Garibaldi se si apresse la stradina, altri 8 posti di auto nella piazzetta Santa Caterina qui dietro, 7 posti in via Magenta scendendo per via Magenta sulla sinistra, gli ultimi 7 posti possono essere abilitati a parcheggio, e altri 10 posti sempre in via Roma all'altezza di Piazza Chiesa fino a via Cirillo. Altri 4 posti proprio in mezzo alla piazza qui, per un totale di 37 posti auto. Il servizio di parcheggio può essere monitorato da una sigaretta del traffico che distribuisce anche i grattini. Ovviamente la cittadinanza dovrà munirsi di disco radio che hanno un costo irrisorio, 10-15 centesimi. E questa proposta ha dei molteplici vantaggi, tra i quali, diciamo così, uno a favore dei commercianti, che per effetto della sosta breve gli spazi di parcheggio possono essere usati ripetutamente e da più cittadini in modo gratuito, facendo di conseguenza aumentare l'afflusso di clientela presso gli esercizi commerciali della zona. A favore del comune, perché il pagamento di 1 euro ad ora dopo la prima mezz'ora contribuisce alle casse comunali nella misura che abbiamo stimato intorno ai 150-200 euro al giorno. E il terzo punto, non ultimo per importanza, a favore dell'ambiente, cioè il pagamento del parcheggio potrebbe rivelarsi un incoraggiamento per la popolazione che frequenta la piazza ad uscire a piedi o in bici, con conseguente diminuzione del traffico e dell'inquinamento. Quindi volevamo chiedere a questo punto di valutare la nostra proposta al sindaco, che purtroppo non c'è, e non c'è nemmeno un suo rappresentante, cosa strana perché l'invito è stato fatto in modo ufficiale. Quindi non capiamo il motivo dell'assenza delle istituzioni stasera. Noi siamo qua proprio in risposta
alla richiesta di vari cittadini che hanno manifestato il problema. Secondo quello che è lo spirito vero del Movimento 5 Stelle, cioè la partecipazione popolare, non è intesa nel senso che uno deve solamente esporre un problema, ma nel senso che il cittadino deve partecipare attivamente a quella che è la cosa pubblica, la vita politica del paese. Noi siamo qua stasera proprio per ascoltare le vostre esigenze. Buonasera, allora io parlo a nome dei commercianti, cioè noi abbiamo fatto una richiesta scritta già 2 mesi fa, non c'è avuto risposta, questa è una lettera che abbiamo dato al sindaco di Varese. Non lo so se il sindaco l'ha letto, l'ha buttata così, ma secondo me la risposta doveva essere, non è arrivata. I parcheggi ce l'abbiamo detto ogni volta che si possono fare, ma non si è mai impegnato di fare niente, ogni volta a parlare. Non ho avuto mai risposto a nessuno mio. E non avendolo qua adesso, secondo me è una brutta figura, può essere pure che si è impegnato a fare qualcosa, ma magari una comunicazione a dire non posso venire, manda qualcuno del partito, invece non vedo nessuno. Non lo so che altro. I parcheggi sono stati sviluppati, i parcheggi a pagamento si possono fare, li facciamo a tutte le città, siamo a Trento, quindi troviamo a pagamento. C'è 50 centesimi, ma lei è da precisare che dopo la prima mezz'ora è a pagamento, la prima mezz'ora è gratis, quindi proprio per permettere ai clienti abituali degli esercizi commerciali di non avere un costo aggiuntivo nel effettuare la spesa, diciamo, quotidiana. Abbiamo 30 minuti, qualunque cosa che vogliamo fare, prendere il caffè, farla parlare, qualunque cosa che possiamo fare, dopo 30 minuti si paga 1 euro. Cioè gli euro adesso, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, comunque si va a Vesta, si fanno 2 euro, si va a Casetta, si fanno 3 euro, si va a Napoli, si va a Cile, cioè a fare non è un numero uno. Questo è il problema, grazie. Il problema sta nel fatto che un'amministrazione ha il dovere di pensare una piazza se sia utile per fare determinate cose ed anche se è utile per dare un vantaggio agli esercenti commerciali che operano e che si attivano in quella zona. Chiaramente se tu mi chiudi una piazza, una strada, è chiaro che la vivibilità della piazza aumenta, perché di fatto il bar che sta qua in una zona mette i tavolini, la piazza è più bellina, però chiaramente mi fai anche, mi procuri un disagio enorme a quelli che non solo risiedono, ma che hanno un esercizio commerciale che è fondamentale per la loro vita. Se c'è qualcun altro che vuole esporre qualche problema o qualche chiarimento sulla questione, ci può fare avanti. Vieni Vincenzo, vieni. Ah. Buonasera. Io parlo padre quadro professore, del padre quadro residente per l'apertura di questa strada. L'abbiamo chiesto più volte al sindaco. Cioè, perché non ci ha mai risposto, anzi addirittura non l'ho informato, nemmeno il no, mi sembra che l'ultima. Abbiamo messo anche le film, tutti quanti. Tutti abbiamo messo le film, abbiamo raccolto le film, queste film, perché per noi è veramente un disagio, perché magari non ci vive, non riesce a capire, ma uscire ogni volta e fare tutto il giro di la madre. Già siamo distrattati la domenica, perché ho visto che siamo costretti a farci di via, di passare per. Quindi vedrebbe, sì, c'è stato un bar, però i tavolini si possono mettere anche all'interno della piazza, come tutte le. Anche perché questo non è piazza Berlinguer, non è piazza. Era via Garibaldi, questo, da quando ricordo via Garibaldi, quindi la piazza si racchiude in questo spazio qua, questa è la via. Successa anche una calamità naturale, quando c'è avuto l'alluvione l'anno scorso, tutti i residenti di Vico Garibaldi non volevano uscire di casa, perché a sinistra non volevano andare perché era attaccata, a destra c'erano gli impedimenti, rimasero pure persone anziane, rimasero bloccati in quei vicoletti. Il sindaco li fece spostare con un bobcat della ditta i trattori in effetti. Il pomeriggio, quando c'era ancora il pericolo, che la sera, fu sospesa anche la partita Napoli-Juve, perché la protezione civile diceva che c'erano dei problemi che potevano piovere anche da sì, nel pomeriggio stesso della domenica fece rimettere di nuovo questi cose, come se fosse c'era priorità mettere questi vasi e chiudere questa strada.
una cosa, forse non lo so, un cavallo di battaglia forse della sua campagna elettorale. No, non ha detto, non ha detto i motivi di continuità della piazza chiusa. Si è parlato di un salotto, lui ha parlato che adesso piazza Berlinguer è un salotto. Cioè, non lo dico, danno i commercianti, danno i residenti, magari a vantaggio magari di un'attività soltanto, quindi è una cosa. A casa famiglia. Più una casa famiglia. Quindi se possiamo con la ripetere potete magari 5 stelle, raccogliere di quelle figli. Di nuovo le figli, cioè, casomai. Se serve. Adesso prepariamo una vera e propria spedizione. Io onestamente in previsione del fatto che il sindaco non si fosse presentato, io l'avevo già manifestato ieri, ero convinto, perché loro purtroppo in questo paese sono abituati a amministrare in modo indipendente, autonomo. Non hanno capito che il popolo vuole delle risposte, vuole delle certezze, vuole partecipare. E la dimostrazione è questa qua, stasera ci sono 40-50 persone ad occhio, penso che siano anche di più, forse sbaglio. I cittadini vogliono attivarsi e loro hanno il dovere, oltre che è una questione di buonsenso, di ascoltare la gente. Il fatto che mancano stasera, per me, al di là del fatto che il sindaco possa anche avere un impegno, lo posso capire, però c'è un vice sindaco, ci sono 4-5 assessori che sono anche pagati per fare questo, ci sono anche 14-15-16 consiglieri che avrebbero potuto partecipare, non c'è nessuno. Questo significa che loro non vogliono assolutamente ascoltare quello che il popolo chiede, ed è per questo che noi abbiamo preparato anche una petizione. Che cos'è la petizione? È uno strumento che consente al cittadino, superiore a 50 persone, di chiedere, proporre una cosa. Questo non significa che loro poi, se il cittadino la chiede, l'amministrazione la deve fare per forza, però significa che loro hanno il dovere di ascoltare e dopo 60 giorni, ascoltare la proposta, chiamare i propositori, che sono i cittadini, i primi firmatari, gli altri 50 che firmano successivamente, e ascoltare la proposta che fanno. Questo è l'unico strumento che noi abbiamo, purtroppo. Un altro strumento sarebbe una rivoluzione armata, ma questa purtroppo non la possiamo fare e né tantomeno la vogliamo fare. Vogliamo usare quelli che sono i metodi più democratici. Io la voglio leggere la petizione in modo che prima che ve ne andate questa sera, se volete la venite a firmare, dobbiamo raggiungere 50 firme e queste proposte che Pietro vi ha relazionato andranno poi ad essere presentate al Consiglio Comunale, sperando che poi loro col buon senso possano accoglierle. Ve la leggo. Al signor sindaco del Comune di Parete. Oggetto, petizione popolare ai sensi dell'articolo 73 del Statuto Comunale per la rielaborazione di un piano di viabilità alternativo nelle zone cittadine di Piazza Berlinguer e via Giuseppe Di Vittorio, perché stasera oltre Piazza Berlinguer si parlerà anche della via Giuseppe Di Vittorio, che produce anche quella tanti disagi ai cittadini che abitano in quella zona. I sottoscritti cittadini elettori del Comune di Parete, il numero superiore a 50, con la presente petizione formulata ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto Comunale vigente, richiedono al signor sindaco pro tempore del Comune di Parete e al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Parete, ciascuno per quanto di sua competenza, di voler predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale un piano di viabilità riferito alle zone di Piazza Berlinguer e via Giuseppe Di Vittorio, formulato su richiesta ed in base alle esigenze dei cittadini e commercianti che risiedono o esercitano attività commerciali nelle suddette zone, e articolato come segue. Piazza Berlinguer. Apertura di via Garibaldi, istituzione parcheggio a pagamento dopo la prima mezz'ora, con un originario del traffico addetto alla distribuzione Grattini e all'intera zona che copre via Garibaldi, 8 parcheggi. Piazza Garibaldi, 5 parcheggi. Via Roma sino all'inizio di via Civillo, 10 parcheggi. Via Magenta, 8 parcheggi. Si tratta di una quarantina di parcheggi, effettivamente, che sarebbe una bella cosa. B. Si può prevedere di chiudere la strada Garibaldi al traffico con delle fiorite amovibili nel solo mese d'agosto per favorire l'utilizzo della piazza Berlinguer per attività ludiche e ricreative, perché bisogna anche concedere nel mese d'agosto per chi magari non è in vacanza, si organizza la festicciola, l'attività ricreativa e il popolo partecipa. Si chiude nel mese d'agosto e abbiamo unito l'utile al dilettevole. Via Giuseppe Di Vittorio. Reintroduzione del doppio senso di percorrenza sulla strada Giuseppe Di Vittorio. B. Istituzione di numero 1 parcheggio per disabili in prossimità del Banco di Napoli. Istituzione della via Cesa di almeno numero 20 parcheggi a pagamento dopo la prima mezz'ora con lo chiaro del traffico addetto alla distribuzione di grattini nella zona di Piazza del Popolo e via Cesa. Essendo la presente petizione sottoscritta da almeno 50 cittadini,
Chiede inoltre che sia, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, venga dato formale riscontro alla presente che la stessa petizione venga iscritta al primo Consiglio Comunale utile dal Presidente del Consiglio e in ogni caso non oltre 60 giorni dalla presentazione della stessa. Noi abbiamo due o tre moduli allegati con delle firme, chi vuole già può venire qua e firma la petizione. Grazie.